Eccoci ragazzi con la terza e finalmente direi anche ultima parte di questo decluttering. In questa parte del decluttering andremo a vedere tutti i costumi che pensavo fossero meno, quindi incrocio le dita di non metterci un'infinità, veramente ti prego. E le borse, borsine, cinture, occhiali. Ok, io partirei dagli occhiali perché dubito che ci sia qualcosa da declatterare. Allora, qua abbiamo l'occhiale leopardato e l'occhiale che ho rubato al mio moroso. Questi li teniamo. Questo nuovo acquisto di Shane ovviamente lo teniamo. Questi sono sempre di Shane, verdi li teniamo. Poi abbiamo sempre quelli di Shane rosa. Oddio, questi due non li vedevo da una vita intera. Questi occhio di gatto, carini, ma direi molto molto graffiti. Questi li declatteriamo. Questi sono una meraviglia. Ma manca un brillante. Però io vi dico la verità, li terrei lo stesso perché comunque sono bellissimi. Questi li teniamo. Qua abbiamo questi Dolce Gabbana. Sono gli unici occhiali seri che ho, ma le lenti si sono rovinate e quindi dovrei andarle a cambiare, ma non ho mai tempo. Questi occhiali da vista utilizzati molto poco, ma insomma questa roba qua la teniamo. Poi abbiamo l'occhiale Zara, nero semplice, normale. Teniamo tutta questa roba. Passiamo alle borse. Questo marsupio viola che si era un po' sfilacciato, ma è super utile nei viaggi, tipo quest'estate quando siamo stati in Spagna l'ho usato tantissimo, super utile. Borsetta rossa che si può tenere a tracolla e anche un po' così da viaggio, molto bella, non la declatterò mai. Anche questa super bella, non c'è niente da aggiungere, non la declatterò, super alla moda, molto bella. Questa appena comprata, devo dire, non ne sono estremamente soddisfatta perché è molto floscia, però l'ho appena comprata, che famo. Questa ovviamente non la declattero, lilla, poi supera la moda, non la declatterò mai. Anche questa comprata da poco, rosa, molto molto bella, questa è la mia preferita di tutte. Questa me l'ha regalata la mia mamma, nera, un po' tipo pitonata, con la catenella oro, molto bella, poi è un po' a bauletto tipo, mi piace molto. Questa ad esempio è vecchia, non mi fa impazzire, questa diciamo che la declatteriamo. Questa ragazzi, sì, forse un po' più consistente di quella che vi ho fatto vedere prima, bianca. Non so se declatterarla o meno. Anche un po' la chiusura un po' rovinata. Ci penso. Questa pazzissima, trasparente, sempre di Shane. Non l'ho ancora mai messa, non la declattero perché è molto stilosa. Questa, non ne ho un'altra nera di questa forma. Poi carino anche il motivo un po' marmorizzato davanti. Però anche questo non sono certa, perché comunque sono quelle borse un po' flosce di Shane. Non lo so, vediamo. Questa, anche questa la lasciamo un attimo in stand by. Cinture, questa è nuova, bellissima per la vita, molto bella, la teniamo. Questa un mega cinturone che si arrotola, questo lo posso declatterare perché l'ho sempre tenuto nell'armadio ma non l'ho mai usato, quindi no. Questa qua che è quella che sono andata a sostituire con quella che vi ho fatto vedere prima, sempre cintura per la vita, ma è super super rovinata nonostante sia mi abbia accompagnato per anni. Oh, ciao Mai, saluta. Niente, è un po' timido. Poi vediamo questa cintura nera normale, ma è vecchia, tutta sfaldata, cioè capite cosa ho nell'armadio? Via declatterata. Questa la declatteriamo e la regaliamo al buon Mais. Qua abbiamo il cinturon del Caballero, che è una cintura con queste frange, è bellissima, cioè vista così non rende molto, ma su un pantalone è molto bella. Questa la teniamo. Questa cintura dell'uovo di Pasqua si può anche non commentare. Mais, vuoi tutte le cinture? Ti regalo anche questa. Qua abbiamo delle bandane, le bandane non fanno mai male. Trick, un po' campagnola. Questa la teniamo. Questa ormai non va più di moda, non so se vi ricordate i cerchietti che si mettevano qua un po' pin-up 2019. 17, così declatteriamo che tanto non la userà mai nessuno. Questa nera sinceramente sul mio capello nero, anche se voglio fare un po' la bohemienne, sinceramente cosa me ne faccio, che tanto ho già i capelli scuri, no? Qua ce n'è una un po' tipo con le ragnatele, cos'è? Ragnatele fucsia su blu, non mi dispiace, questa la possiamo tenere. Ah, ma ci siamo dimenticati una borsa, la borsa pelosa, quella dell'ultimo haul che ho fatto di Shane. Questa non la declatterò mai, è una delle mie preferite perché appunto è pelosa.
Adesso passiamo al cappelli. Cappelli ne ho due, ce ne ho altri ma sono tutti berretti, così non li userò mai, quindi quelli declaterati direttamente proprio. Ho questo cappello da pioggia rosa, che ovviamente non declattererò, e questo cappello di paglia. Allora, il cappello di paglia io l'ho sempre visto nella concezione di mare, non so, qualcuno pensa che mi stia bene? Io non credo, quindi declatterato. Passiamo alla sezione sole, mare, cuore. Partiamo dai copricostumi, dai. Poi passiamo al tasto dolente, ovvero i costumi, perché sono un po' too much, direi. Questa canottiera che io ho ritagliato, mi piace molto il disegno davanti, devo dire la verità, il fatto di avere tutta la canotta che scende così, però sinceramente si vede palesemente che è stata tagliata. Possiamo declatterarla. Fare il decluttering mi rende estremamente spietata contro i vestiti, non riesco a capire, proprio mi sento spietata in questi momenti, una regina cattiva. Questo è tipo un prendisole bianco molto bohemien, mi piace tantissimo, questo lo teniamo. Questa maglia fatta da me DIY quando avevo molta creatività e molto tempo a disposizione. Questa direi che si commenta da sola, non la metterò mai per andare in spiaggia, tutta tagliata, tutta ritagliata, volevo fare un po' la modista. Via, prendisole di lino. Questo adesso ci devo un attimo pensare, devo vedere come fare con ste maniche lunghe, perché a 40 gradi quando vado al mare non voglio le maniche lunghe, e questa è l'unica cosa che vorrei farci, ovvero prendisole, quindi vedremo. Pantaloncino, io direi che non ho nessun pantaloncino da spiaggia, questo non mi va di declatterarlo. Questo toppettino da mare ovviamente non lo declattero, e questo direi che, visto che ho declatterato due canotte, può fare da sostituta per andare in spiaggia. Top, sono molto molto soddisfatta. Trick, questo costume intero con scritto oh my god sopra, no dai, questo è l'unico costume intero che possiedo, non lo uso mai perché chi è che si mette il costume intero, però non lo posso declatterare. Qua c'è una bella mutanda nera calzedonia da sola brasiliana, non si può buttare mai via una mutanda nera, fa sempre comodo. Abbiamo questo reggiseno, sinceramente è enorme, non mi va mai. Questo di Tezenis si è tutto sfibrato, diciamo, cioè la plastica è diventata dura e si rompe a tirarlo, quindi direi che lo declatteriamo. Questa mutanda è carina, brasiliana, mi piace, però devo capire se c'è un pezzo di sopra a cui si può abbinare, perché altrimenti si declattera. Questo costume ha la mutanda tipo risacca, quindi declatteriamo. Questo, oddio, sentite? Può fare un ASMR di costumi vecchi. Era molto carino, io ero super innamorata di questo New York City, ma parte la mutanda dietro da nonna, è anche tutto rovinato, via. La la la, questo costume giallo che ormai giallo non è più praticamente. Allora, mi piaceva molto la mutanda perché era a brasiliana, quindi la mutanda si può tenere. Invece il reggiseno, sinceramente, è una fantasia che secondo me mi sbatte particolarmente, quindi via. Questo braghino da piscina non lo capisco, declatterato. Anche questo ha i fili di elastico che si sono tutti raggrinziti. Qua invece i fili sono ancora buoni, il pezzo di sopra lo tengo. Questo, ragazzi, enorme, mi piaceva un sacco il motivo bandiera della pace, declatteriamo. Un costume a mutandone, no. Questa mutanda di Shane verde con il suo pezzo di sopra, uno dei miei costumi preferiti, questo lo teniamo ovviamente. Un altro pezzo forte che mi piace molto, non posso declatterarlo, è questo con i cactus, con la sua mutanda sempre verde. Altro costume preferito, mutanda un po' frappettosa, blu, sempre brasiliana, con i lacci, e il suo reggiseno. Questa mutanda rossa mi piace tantissimo, e il suo pezzo di sopra, nananà, è questo a conchiglia, ma se vedete qua c'è un buco perché io ci ho tolto tutta l'imbottitura perché mi dava fastidio, quindi direi che questo lo possiamo declatterare. E questi due pezzi so che non è esattamente lo stesso rosso, però alla fine c'è, dai, non si vede abbinato così. Altro grande pezzo, questo pezzo di sopra che sarebbe da un po' da stringere perché mi sta un po' a largo, e queste mutande meravigliose con i girasoli, questo lo teniamo ovviamente. Questo costume mutandone nero non lo voglio. Questo con il ferretto nero, no, sinceramente, cioè col ferretto, non
No. Questa mutanda che è enorme, la Decathlon. Il mio amato costume oro. È uno dei costumi più streminziti che effettivamente ho, devo ammetterlo, ma mi piace tantissimo. Quando sono confident mi piace metterlo. Il mitico costume a leopardato, pezzo di sopra che è un po' tipo fascia così. Poi. Il secondo costume streminzito che ho, che è questo qua. Bello sgambato, come potete vedere. Arancione, però è arancione, ragazzi. Lo tengo. Questo, ragazzi, l'ho comprato, l'ho messo una volta sola, con anche il suo pezzo di sopra. Qui lo dico, qui lo nego. Lo provo prima dell'estate. Se prima di andare al mare non mi sento a mio agio, lo decluttero, promesso. Una mutanda blu semplice da sola con tandandan, pezzo forte, con tutte le pietre, questo lo tengo ovviamente, pezzo forte. Poi abbiamo questi due costumi, ragazzi, che questa mutanda mi piace troppo. Il reggiseno è imbottito, quindi non è il top, però comunque, cioè, si abbina bene, è carino, mi piace. Questo altro costume molto exposed, mi piace molto però come stanno i colori del costume. Diciamo che questo di sotto è un po' tipo pannolone effettivamente, però mi piace tantissimo, che faccio, non lo tengo. Vi dico, sono molto contenta di come è andato tutto questo decluttering, senza pietà, come sempre, senza pietà. Questo è il motto dei decluttering, senza pietà, ragazzi. Le cose che non utilizzate mai bisogna metterle via. Questo, ragazzi, è il risultato del mio cassetto dei costumi. Non ve l'avevo fatto vedere in precedenza, ma era un bel casino. Qua ci sono i copricostume, qua tutti i costumi, ognuno nella sua borsina, perché non posso farli assolutamente impolverare, visto che è sotto al letto questo cassetto. Tutto super ordinato, sono super contenta. Yuhu! Ecco qui invece l'anta terminata. Vi faccio vedere il mio cassetto pazzo, ve lo ricordate? Con tutti i top fuori posto. Ora sono tutti super ordinati. Qui invece ho messo i pantaloncini, le gonne, la roba da stare in casa. Qua ho sostituito tutto quello che c'era dentro. Ho messo il cappello, le cinture, le borse, le varie borse. Qua ci sono gli occhiali, vestitini e camiciuole. Sono super contenta. Così si conclude finalmente questo infinito decluttering. Io vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui. Vi invito ad iscrivervi al canale, a commentare e a mettere like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, prestissimo. Io vi mando un bacio e vi saluto alla prossima. Ciao!